telecamere di Ravenna UETV. Oggi si trova a casa di Luca Gerbino Polo. Ciao Luca. Ciao. Allora, iniziamo questa intervista innanzitutto conoscendoti, con tre aggettivi. Se ti dovessi qualificare con tre aggettivi, che aggettivi diresti? Un ragazzo solare, umile, spero intelligente. Come inizia la tua passione per il calcio? Inizia quando ero alle elementari, penso in seconda elementare. C'era il papà di un mio amico che aveva organizzato così una squadretta proprio a livello parrocchiale e allora lì all'interno della classe abbiamo formato questa squadra con i ragazzi della classe, della nostra classe e di un'altra classe, quindi è stato proprio così in una maniera alla viva il parroco. Con un aggettivo per qualificare il calcio. Secondo me non è un aggettivo, però è da sistemare in certe cose. Sistemare. Sembra un aggettivo. Cosa pensi della violenza ultimamente che si è scaturita negli stadi? Il calcio ultimamente ha portato più che il calcio in se stesso, il divertimento, ha portato violenza negli stadi. Cosa ne pensi riguardo questo? Rispetto alla violenza negli stadi sono contrario, però magari sono contrario anche a certe forme di prevenzione, secondo me un po' eccessive. Lasciamo stare quello che è successo qua in Italia nell'ultima partita della nazionale, però spesso certe misure di protezione sono un po' eccessive e portano le persone anche a porsi in maniera sbagliata nei confronti anche della polizia, anche perché il non poter portare ombrelli per esempio allo stadio, i tappi delle bottiglie, cose del genere, sono qualche volta eccessivi, possono portare al nervosismo delle persone. Il tuo rapporto con le donne, l'essere calciatore, aiuta nell'approccio con le ragazze o no? Guarda, sono felicemente fidanzato da più di un anno e mezzo, quindi per quel che mi riguarda mi va benissimo così. Ho avuto la fortuna di trovare una brava ragazza e me la tengo stretta. Ma ti ha aiutato l'essere calciatore nell'approccio? No, direi di no, perché andavamo a scuola insieme, ancora alle superiori, quindi il fattore calcio direi che non c'entra. Un allenatore che ricordi con maggior attenzione, con maggior piacere. Forse Dino Pagliari e Gianluca Azzori, due allenatori molto importanti per lo sviluppo della mia carriera. No, Allenatore che non vorresti ricordare? questo non si dice. Giustamente. Sei una persona che legge? Mi piace leggere, adesso sto leggendo un libro di uno scrittore svedese, si chiama L'ipnotista, l'autore non te lo dico perché è impronunciabile, però il libro è molto, molto interessante, mi sta piacendo, è un thriller, te lo consiglio. E nel tuo tempo libero, Luca, cosa fa? Luca è un ragazzo semplicissimo di 23 anni, quindi guardo la televisione, gioco con la PlayStation, leggo, passo tempo con gli amici, quindi una persona come tutte le altre. È il gioco preferito alla PlayStation? Piacciono gli sparatutto. Adesso ultimamente sto giocando a Mafia 2. E in cucina? In cucina me la cavicchio. Me la cavicchio, dai. Non dico di Il tuo essere. piatto forte? Il mio piatto forte, mi piace fare il pesce al forno con i vari condimenti, varie cose. Però, ripeto, non sono un fenomeno. Sei una persona che ama la notte, quindi divertimento, feste, eccetera, Dirò, eccetera. negli anni passati di più. Quando avevo tra i 17 e i 20 anni mi piaceva andare in giro per locali, così andare a far festa. Ora, anche se sono passati solo pochi anni, mi sento già più pantofolaio. Mi piace più la vita da casa, stare più tranquillo, forse sa anche perché mi sono fidanzato, forse per quello, però mi sento più pantofolaio rispetto a qualche anno fa. Mare o montagna? Mare. Quindi l'estate la vivi al 100%. Sì, sempre in spiaggia. Sei una persona che va al cinema? Sì, almeno una volta ogni 10 giorni, più o meno di media, ci vado al cinema. Che genere di film preferisci? Piacciono molto i film d'azione. E l'ultimo film visto? L'ultimo non era di azione, era Benvenuti al Sud, però era molto carino. E la musica? La tua musica preferita? Il tuo cantante soprattutto? Guarda, non ho cantanti preferiti, però cioè, spazio molto tra i vari artisti. Però la musica mi piace molto ascoltarla. Infatti, mi sono anche comprato cose di. Una canzone che ascolti con maggior interesse e passione, che ti ricorda e ti ricordi quando l'ascolti. Ricordi, cioè, le canzoni legate a dei ricordi ne ho tante, poi dipende. Una in particolare. Una canzone in particolare. Boh, potrei dire Notte prima degli esami di Venditti, perché mi ricorda
il periodo in cui andavo alle superiori, l'anno in cui ho fatto la maturità è stato l'anno in cui è uscito il film Notte prima degli esami, e quindi ricordo una bellissima estate passata con i miei amici, il viaggio della maturità e tutto quell'estate lì è stata molto, molto piacevole e interessante per me. Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla. Luca, ti ringrazio dell'ospitalità, sei stato un gran padron di casa e ti chiedo di fare un saluto ai telespettatori di Ravenna WeTV. Buona visione a tutti e arrivederci. Notte prima degli esami, notte di polizia, certo qualcuno te lo sei portato via. Notte di mamma e di papà.